sabato mattina a giugno, probabilmente non è il giorno più alto. Bene, rivolgo un saluto cordiale a tutti i presenti, ringrazio per la vostra presenza e un ringraziamento particolare ai relatori, conosciamo un po' tutti, Roberto, Presidente della Provincia, l'onorevole Floris e Paolo Manicheggia e il dottor Marcheschi che ritorna in zona di Silanos, il direttore del Consorzio 21. Ringrazieremo e saluteremo anche l'assessore se sia in viaggio. Ringrazio anche il coordinatore, il dottor Deiano, che fa parte del consiglio direttivo dell'associazione di Nocaros, mezzo bororese mi sembra, figlio di Mariella Carlos, che ricordiamo sempre con grande cordialità e per la sua simpatia. Bene, io faccio qualche considerazione preliminare per presentare questo convegno. Intanto cosa ci proponiamo di fare con queste iniziative, quali obiettivi vogliamo conseguire? L'abbiamo detto alcuni mesi fa, noi vogliamo animare il dibattito politico e culturale in questa parte della Sardegna, ma forse non solo in questa parte della Sardegna. Vogliamo aprire un confronto che è molto stanco, molto debole tra le forze politiche, sociali e istituzionali del territorio, per maturare nuove progettualità, per maturare nuove proposte, nuove idee per lo sviluppo del nostro territorio della Sardegna centrale. Ecco, noi non siamo un'associazione concorrente nei confronti dei partiti, delle istituzioni in particolare. Noi vogliamo, come ho detto prima, stimolare il dibattito politico, stimolare e sostenere i partiti perché si ritrovi la voglia di far politica e di maturare nuove idee, come dicevo prima, nuove progettualità. Nocaros era molto attento a questi, ai problemi delle zone interne, tutta la sua opera politica e culturale aveva anche questo obiettivo del Consorzio Industriale per tanti anni. Bene, noi come associazione vogliamo seguire questo filone, questa cultura che ci ha lasciato ancora. Se ricordate, a Birole molti di voi erano presenti, abbiamo affrontato e discusso di un tema, credo che abbastanza attuale, i rapporti tra l'urbanistica e sviluppo e il futuro dei nostri paesi, soprattutto dei paesi della zona interna. Abbiamo esaminato, io dico con molta attenzione, la situazione dei nostri paesi e purtroppo abbiamo anche constatato che c'è una situazione preoccupante per il declino economico in cui questi nostri paesi vivono, spopolamento, marginalità. Però abbiamo anche individuato assieme all'assessore, al rappresentante della giunta regionale, alcune soluzioni a questi problemi. Perché vedete, la caratteristica dei nostri convegni non è solo discussione, dobbiamo anche concludere con proposte, perché se no facciamo solo pura cultura, accademia, noi non, per la nostra età, per la nostra formazione non va bene, vogliamo individuare delle proposte, dei progetti. L'assessore Sanna, Gian Valerio Sanna, ha sottolineato che la politica regionale è impegnata a realizzare
in Sardegna uno sviluppo equilibrato tra le aree forti e le aree deboli, tra le aree costiere e le aree interne, e quindi assicurato, vigileremo soprattutto che i paesi dell'interno abbiano più risorse